Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati alla terza puntata di I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia e il portale di informazione indipendente come donchisciotte.org. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore e giornalista di Come Don Chisciotte, e insieme a me a presentare questa puntata c'è l'amica Sonia Milone, anche lei redattrice di Come Don Chisciotte. Ciao Sonia, ben ritrovata. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Allora, nella puntata di oggi, come abbiamo visto anche dal titolo, metteremo a confronto due modelli socio-economici. Più nello specifico, il modello prescritto nella nostra Costituzione, il modello sociale della nostra Costituzione, è quello liberista. Sonia, chi ci sarà a parlarci di ciò? Allora, il nostro ospite di oggi è Roberto Alice, referente economico di MMT Italia. Saluto Sonia, saluto Massimo e tutti gli spettatori. Inoltre voglio ringraziare l'associazione La Genesi per lo spazio che ci concede e apprezzo l'impegno sociale che vi ha mosso nell'accompagnarci in questa serie di puntate, favorendo così anche il nostro impegno sociale, che è quello di diffondere una consapevolezza economica, un percorso di consapevolezza economica. Roberto, grazie mille per essere qui oggi. Allora io direi partiamo subito con il servizio di puntata e poi ti cediamo la parola. Prego Giulio. La democrazia. Nel 1975, un'istituzione internazionale chiamata Commissione Trilaterale pubblica un volume scritto da tre autori diversi, intitolato La crisi della democrazia. L'introduzione dell'edizione italiana è firmata da Giovanni Agnelli, che apre descrivendo cosa sia la Commissione Trilaterale, di cui era membro. La Commissione Trilaterale è un gruppo di privati cittadini che si riuniscono per studiare e proporre soluzioni equilibrate a problemi di scottante attualità internazionale e di comune interesse. I tre autori, ciascuno per la sua area di appartenenza, descrivono nei dettagli quali sono gli ostacoli nel far convivere il neoliberismo con la democrazia. Le conclusioni dello statunitense Samuel Huntington furono queste. Alcuni dei problemi di governo degli Stati Uniti scaturiscono oggi da un eccesso di democrazia. Ciò che occorre alla democrazia, invece, è un grado maggiore di moderazione. La democrazia non è che una delle fonti dell'autorità. In molte situazioni, chi è più bravo, più esperto o più anziano nella gerarchia può avere la precedenza sul processo democratico. Servita indubbiamente, cioè ha dato una scientificità, no, all'attività industriale, all'attività microeconomica. Sul piano macroeconomico, invece, è più puramente politica, è una teorizzazione del come e perché loro si trovano a detenere i principi della giustizia sociale. La giustizia sociale è quella che loro riescono a imporre con il loro potere economico. Ecco, però, mentre soggetti dotati di potere trovano evidentemente dei vantaggi da questa ideologia pervasiva dominante, nei fatti, dal punto di vista poi dell'efficienza complessiva del sistema, noi ci troviamo di fronte ad una serie di fallimenti. Il liberismo negli anni 30 entra in crisi con la crisi del 29 in maniera smaccata, palese, con incrementi della disoccupazione colossali e senza nessuna capacità del sistema spontaneamente di uscire da quella crisi. Il neoliberismo oggi entra in crisi perché la crisi del 2008, la cosiddetta grande recessione, come l'ha definita il Fondo Monetario Internazionale, non sembra, diciamo, possa risolversi da sola grazie alle forze del mercato. E ancora una volta ci troviamo di fronte, come dire, ad una serie di testimonianze, di prove del fatto che evidentemente questa dottrina, che viene spesso considerata scientifica, viene considerata inoppugnabile e alla quale fini cervelli si dedicano per poterla, diciamo, difendere e sostenere, in realtà questa dottrina non trova riscontro nei fatti. Roberto, allora dici tutto, da dove inizia oggi il nostro percorso nel mondo della macroeconomia?
Allora, questa puntata, diciamo, inizierà con un excursus parlando dei modelli economici che condizionano la vita dei cittadini. Più in specifico parleremo del modello sociale che è nella nostra Costituzione, che è scritto nella nostra Costituzione, e come vedremo contrasta in modo netto con il modello liberista che tanto è amato dal cosiddetto mercato. Come dicevo prima, è un excursus dove toccheremo tanti argomenti economici pur senza andare nei dettagli. I dettagli saranno poi approfondimenti delle puntate successive con i miei colleghi di MMT. Questa sera, ad esempio, divagheremo sui saldi settoriali, sulla spesa pubblica, sul lavoro, sui servizi resi al cittadino. Ma in particolare quello che condurremo è proprio questo approccio che ci serve a capire quali sono i contrasti fra i due modelli economici e come questi due modelli economici impattano sulla vita del cittadino. Faremo questo facendo molti esempi legati alla vita che stiamo vivendo tutti i giorni. Esatto, Roberto. Credo che sia fondamentale fare molti esempi concreti per portare la gente a capire. Ad esempio, a me viene in mente che ora ci sono questi ragazzi che portano in bici il cibo a casa e tu come cittadino devi scaricare delle app, ma non era così prima. Cos'è cambiato? Se per quello non c'erano neanche i ticket per la prestazione sanitaria e le lunghe liste di attesa. Questi sono esempi tipici degli effetti collaterali dell'economia liberista, o se preferiamo di un mercato che vorrebbe sempre di più essere senza vincoli. Ma torniamo appunto all'esempio della tua domanda. Il mercato ha bisogno sempre di nuovi spazi, di nuovi settori da cui estrarre la ricchezza economica. Ecco che bisogna cercare di diminuire la concorrenza in quel settore specifico. E questo spiega la necessità di avere appunto questi bikers, e ben conosciamo le loro lamentazioni lavorative, e delle app per poter far funzionare questo sistema. Che cosa succede? Il negozio che userà questo metodo risulterà più concorrenziale rispetto a chi non lo usa, e allo stesso modo anche il ticket e le lunghe liste di attesa nel settore sanitario, ad esempio, servono a chi vuole entrare in quel settore facendo una concorrenza a chi già c'era. Ecco, quindi tu stai facendo degli esempi per descrivere quella che è l'economia liberista attuale, però associamo a questi esempi anche il pensiero che guida poi i cambiamenti nella nostra società. Ok, sì, mi sembra assolutamente necessario. Immaginiamo il modello dell'economia liberista come appunto un pensiero che è volto a estrarre dal mercato più ricchezza possibile, una specie di meccanismo automatico che ha una fame illimitata. A questo punto, cosa farà questo modello di pensiero sulle genti che operano nel mercato? La cosa più logica è che faccia agire queste persone per estrarre più risorse possibili, per avere il margine di guadagno più alto possibile. E per far questo ne deriva che la concorrenza è un metodo molto utile, una concorrenza spietata che non risparmia trucchi, strategie per far cadere il concorrente e poi assorbirlo, guadagnando quindi la sua fetta di mercato. Ecco quindi, sempre seguendo lo sviluppo di questo pensiero, il formarsi di gruppi sempre più grandi, globali se vogliamo, facendo così scomparire i piccoli produttori locali, che non solo offrivano prodotti diversi e meno standardizzati, quindi c'era più scelta, ma erano anche la linfa di un'immensa rete di offerte di lavoro a cui tutti i cittadini, quindi anche noi come lavoratori, potevamo attingere. Roberto, scusa, mi permetto di evidenziare che questa linfa significava qualità, esperienza, tradizione e tutto ciò che ha reso unico e ammirato da tutti il prodotto italiano nel mondo. Quindi certamente, una gran perdita. Certamente, assolutamente così. Abbiamo perso le nostre, diciamo, caratteristiche salienti in virtù di un mercato sempre più simile, sempre più uguale, che si allargava. Questo modello, infatti, porta inevitabilmente alla creazione di grandi monopoli privati. È proprio il pensiero che va verso quella direzione. Vorrei fare un esempio pratico, perché la teoria è bella, ma preferisco che lo spettatore abbia un esempio su cui ragionare meglio e diciamo, fare suo questo concetto.
se per effetto degli accorpamenti, anzi no, partiamo da prima, se nel mercato ci sono 10 aziende che producono un articolo simile, possiamo con ragione supporre che ci siano 10 segretarie di commerciali per supportare i venditori. Se per effetto delle acquisizioni e accorpamenti le 10 aziende diventano una, risulta evidente che una segretaria è insufficiente, non basterà, ma 10 saranno troppe. È ragionevole pensare che 5 potrebbe essere un numero adeguato. Che cosa è successo? Ecco che abbiamo la stessa grandezza intesa come ricchezza di quel settore di mercato, ma con 5 lavoratori in meno, o se preferiamo 5 disoccupati in più. Questo è l'esempio pratico, figlio della visione liberista, che più reale di così non si può. E questo modello, se non regolato, porta naturalmente alla conquista dell'intero mercato da parte dei pochi con l'estromissione dei piccoli, tutti gli altri. E siccome questo modello per sua natura tende agli assoluti, perché è spinto da una sola forza, che è il lucro o l'egoismo, presto questa mentalità di agire sul mercato si estenderà anche ad altri settori che per tradizione erano relegati, ad esempio, al settore pubblico. Ecco, infatti mi soffermerei su questo, perché l'esempio è calzante e spiega anche il pensiero che c'è dietro, cioè pesce grande mangia pesce piccolo e quindi assorbe una fetta del mercato. Però parliamo di aziende private. Invece tu adesso hai parlato del settore pubblico e sicuramente i nostri spettatori concorderanno che c'è stato un peggioramento della qualità anche dei servizi pubblici del settore pubblico, quello che chiamiamo welfare. Come possiamo quindi andare a traslare questo esempio che tu hai fatto nella logica del settore pubblico? Sì, intanto iniziamo a capire che cosa fa il mercato per entrare nel settore pubblico, no? E dopo vediamo ovviamente la domanda che mi hai fatto. Quando le attività di mercato si sono esaurite, nel senso che le attività di mercato classiche, quelle notoriamente di appannaggio dei settori privati, sono ormai occupate da grandi gruppi che dominano tutti i settori o quasi tutti, ne cercheranno di nuovi per continuare a soddisfare questa fame illimitata del modello di pensiero. E magari useranno anche le nuove tecnologie messe a disposizione per cercare il settore più profittevole, ma in fondo quello che fanno è cercare di accaparrarsi, e poi adesso lo vediamo, la risorsa più grande. E quale risorsa più grande se non la spesa pubblica? Questo primo tentativo di accaparramento della spesa pubblica è antico, lo denunciava già l'americano Thomas Alva Edison al Parlamento del suo paese. Lui era l'inventore della lampadina incandescente, no? Sostanzialmente lo Stato fu spinto ad emettere titoli di debito, titoli di Stato, che pagano una certa cedola per un certo numero di anni, un po' come i nostri BOT o BTP. Ancora adesso questi titoli sono per lo più acquistati dalle grandi corporazioni finanziarie e sono di solito pagate con delle linee di credito che ogni banca ha presso la banca centrale, quindi sono pagati quei soldi nostri. Ma questi grandi gruppi, questi grandi possidenti, nel tempo realizzano un discreto guadagno ed ecco la risorsa accaparrata di cui si parlava prima, cioè una percentuale della spesa pubblica. Anche qui vorrei fare un esempio pratico, perché la teoria è bellissima, però preferisco stare coi piedi per terra. Se volessimo costruire un ospedale, cioè aprire un nuovo servizio più efficiente, se l'ospedale costasse 100, utilizzando il meccanismo appena descritto, l'ospedale costerà 120 se ipotizzo un titolo per finanziarlo che dura 10 anni con un interesse del 2% annuo. E a questo punto la domanda retorica è praticamente d'obbligo, ma non sarebbe stato meglio finanziare l'ospedale spendendo direttamente o emettendo direttamente la moneta necessaria? È certo che sarebbe stato meglio, ma allora perché accade? Qui i conti non tornano. E infatti non tornano. Anche questo è un'evoluzione, no, del modello liberista, che cerca prima di accaparrarsi l'intero mercato, abbiamo visto, estromettendo i piccoli. Poi cerca di accedere direttamente all'emissione della moneta attraverso i titoli di debito, i titoli di Stato di cui abbiamo detto prima. Infine, se questo debito diventa emesso in una moneta straniera, e l'euro per noi lo è a tutti gli effetti, allora diventa un problema,
per lo Stato e anche per noi. Anche qui facciamo un esempio, no? Se devo emettere 100 di spesa pubblica, ma utilizzerò 30 di quei 100 per pagare gli interessi dei titoli ancora in corso. Nella mia spesa pubblica, quindi a favore del cittadino, del suo benessere, spenderò soltanto 70. Ecco perché, come dice il titolo della trasmissione, i conti non tornano. A questo punto è necessario però, per poter andare avanti nel ragionamento, introdurre il modello economico sociale, che per il momento è rimasto un po' in sordina. Abbiamo parlato di quello liberista fino adesso. Se avessimo una moneta sovrana abbinata al nostro modello economico sociale scritto in Costituzione, noi potremmo pagare tutti i nostri titoli di debito e anche gli interessi ed emettere una spesa pubblica sufficiente a realizzare l'ospedale di cui prima e tutti i servizi di contorno che ci servono. Nella puntata precedente il nostro ottimo Giuseppe ci ha illustrato nel dettaglio la possibilità della moneta sovrana, che unita ad un modello economico-sociale migliorerebbe di molto le condizioni dell'intero paese. Questo sistema ha però un difetto, se si può chiamare difetto, diciamo così, per il mercato un difetto, ecco. È poco incline a finanziare il mercato globale, perché per prima cosa guarda alle necessità interne del paese, al lavoro dei cittadini, al mercato proprio interno del paese, fatto di beni reali, non di beni finanziari. Quindi, se adottassimo il modello economico-sociale con la nostra moneta sovrana, potremmo non pagare il ticket e fare gli esami il giorno dopo, ma anche altri settori avrebbero miglioramenti, come la scuola, i servizi amministrativi, i servizi territoriali. Potremmo ad esempio provvedere puntualmente alla manutenzione del territorio, e ce ne sarebbe molto bisogno, e comprarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. C'è una sola condizione. Un'unica condizione deve essere soddisfatta, che il cittadino, di fronte al denaro reso disponibile dallo Stato, accetti di lavorare, con le proprie grandi o piccole imprese che siano. In pratica sarebbe una spesa pubblica senza il debito pubblico inteso come adesso, ma il debito sarebbe semplicemente un debito contabile. Allora, Roberto, il concetto è chiaro, ma ci puoi fare un altro esempio per aiutare a capire la relazione fra spesa pubblica e benessere dei cittadini? L'esempio è doveroso. Introdurrei questo esempio con una diapositiva. Allora, il Giappone è titolare di quel supertreno e ha un debito, anzi ha un rapporto debito pubblico-PIL che supera il 260%. Secondo il modello liberista dovrebbe essere uno Stato fallito, e invece non lo è. I giapponesi possono andare su quel treno ovviamente pagando il biglietto. Invece in Africa, dove molte nazioni hanno un rapporto debito-PIL inferiori al 40% e quindi sempre secondo il modello liberista hanno i conti assolutamente in ordine, tuttavia i loro cittadini si devono accontentare di un trasporto, diciamo, pittoresco. Sono immagini forti, ma servono a rendere l'idea dei due sistemi economici di cui parliamo. La spesa pubblica si trasforma in servizi e beni a favore del cittadino. Ovviamente il cittadino se li deve costruire e per questo ci sono i soldi messi a disposizione dello Stato. Per dirla in breve, se avessimo una moneta sovrana, lo Stato non sarebbe mai a corto di denaro. Ci siamo imposti con i trattati europei di usare una moneta debito e di emettere titoli di Stato in quella valuta. Se da domani avessimo una nostra nuova moneta sovrana, potremmo fare esattamente come sta facendo il Giappone. Vedete, sempre parlando di titoli di Stato per avere questa moneta debito, no? Perché non è nostra, qualcuno dice che è colpa del popolo che non è abbastanza laborioso da trovare le ricchezze sul mercato. Siamo un po' choosing, dicono, no? E quindi se il lavoro che ci propongono non ci piace tanto, preferiamo stare sul divano a percepire qualche reddito di sussistenza, no? Perché non siamo laboriosi come ad esempio altri popoli del nord molto frugali. Ebbene, non è così, non è assolutamente così. I primi percettori di redditi da divano sono proprio quelle grandi corporazioni finanziarie che per ogni singola tegola del tetto della scuola da rifare prima che cada in testa a qualcuno, compra il titolo di debito.
Allora, vedete il grafico che ci ha mostrato la regia? Indica il rapporto debito pubblico PIL del Giappone. E come vedete, tutte le volte che è stato necessario aumentare questo rapporto, tranquillamente il Giappone l'ha fatto. Nel 2014, se non vado sbagliando, perché io qui la vedo poco, la diapositiva, erano al 235%, adesso sono al 263%, se non sbaglio, e non c'è nessun problema, lo Stato continua a funzionare. Invece noi, no, sempre parlando dei titoli di Stato per avere la moneta debito, perché non è nostra, qualcuno dice che la colpa è del nostro popolo, perché non è abbastanza laborioso da cercare queste risorse economiche sul mercato. Siamo un po' choosing, nel senso che se c'è un lavoro che ci viene offerto ma non ci piace tanto, preferiamo stare sul divano a prendere qualche reddito di sussistenza, mentre altri popoli più frugali sono più laboriosi di noi. Ecco, tutto questo non è vero, non è assolutamente vero. I primi percettori di reddito da divano sono proprio quelle grandi corporazioni finanziarie che, acquistando i nostri titoli di Stato, installano automaticamente un casello che fornisce loro un pedaggio per ogni singola tegola del tetto della scuola da rifare prima che cada in testa a qualcuno. E mentre se ne stanno sul divano pagati da noi, pensano a come migliorare il loro modello liberista. Vedete, alle volte sembra di essere nel libro di Alice del Paese delle Meraviglie, cioè ci sembra di vivere una realtà, ma scopriamo che è completamente al contrario. Roberto, arriviamo forse alla domanda delle domande, perché come abbiamo visto pure nelle precedenti puntate, e come ci stai confermando, lo Stato può spendere senza fare un debito, cioè il debito è semplicemente un debito contabile tra la banca dello Stato e lo Stato stesso. Però noi invece siamo in una situazione in cui la moneta non è sovrana, ma se la ricetta che voi di MMT ci state spiegando e ci continuerete a spiegare nelle prossime puntate è così semplice, perché non la stiamo seguendo come Stato italiano? Perché non si attua? E lo Stato che spende senza debito, in realtà è il modello economico-sociale descritto nella Costituzione del 48, cioè il modello che, come hai detto tu, MMT vorrebbe adottare, e siamo qui proprio per divulgarlo. Vedi, il modello neoliberista era già stato esaminato a lungo dai nostri padri costituenti ed era stato indicato come non funzionante, e per quello era stato scartato, non tentarono nemmeno di riformarlo. Era stato indicato come non funzionante perché, oltre a essere disequilibrato, non poteva realizzare praticamente quei valori che ci siamo dati nella Costituzione, che sono i diritti, la libertà, la dignità, eccetera, no? Ovviamente ne hanno scritto uno di sana pianta, che è il modello economico sociale. Ed erano già molto moderni i nostri padri fondatori. Avevano fatto delle scelte politiche ed economiche consapevoli, perché sapevano che il modello economico scelto avrebbe impattato profondamente sulla società. MMT non era ancora nato. Ma per rispondere alla tua domanda, ho fatto questa breve introduzione, per rispondere alla tua domanda dovrei introdurre i settori economici, che saranno argomento della prossima puntata, a cura della nostra bravissima Elisabetta, che ci spiegherà i saldi settoriali. In questo momento, devo dirvi qualcosetta, i settori economici sono tre: quello pubblico, cioè lo Stato, detto anche governativo, quello privato, detto anche non governativo, dove ci siamo noi e tutte le nostre aziende e tutte le nostre banche, e poi quello estero. Nel filmato che ci farà vedere la regia ci saranno solo i primi due settori, per comodità di divulgazione di questa puntata. Allora, come vedete dal filmato, la prima azione è quella del decisore politico che, dopo un'analisi, decide di fare un'opera pubblica e quindi per essa stanzia la spesa pubblica. Qui già possiamo capire una cosa fondamentale: è il decisore politico che decide il fine della spesa, che in questo caso è il bene e la crescita di tutti. Se vogliamo fare il verso a Orwell, in questo caso nessuno è più uguale degli altri. Fatto questo, di riflesso, il settore privato si organizza per realizzare l'opera richiesta e guadagnare quindi quelle nuove risorse finanziarie che sono state messe a disposizione. Poi, al termine di questi lavori, lo Stato riceve il bene, ad esempio l'ospedale,
e lo metterà a disposizione dei cittadini. Infine, i cittadini, le imprese, tutti pagheranno le tasse. E se le tasse, e qui importante, se le tasse saranno più basse della spesa pubblica emessa, significa che nel settore non governativo, cioè nel settore privato, ci sarà un certo arricchimento. L'arricchimento sarà la differenza fra la spesa pubblica emessa e le tasse ritirate. Benissimo, in questo caso, che cosa è successo? Che cosa fa lo Stato? No? Lo Stato ha pagato una crescita, secondo le diapositive che stiamo vedendo, che vale 120 e questa crescita ha pagato soltanto 20. Perché? Perché ha emesso 100 di spesa pubblica, ha ritirato 80 di tasse, per cui il deficit è di 20. Ma il cittadino invece si sarà arricchito molto di più, perché adesso ha a disposizione un bene che vale 100 e poi ha anche un po' di ricchezza finanziaria nel settore privato che vale 20. Quindi non solo potrà andarsi a fare un esame il giorno dopo senza pagare il ticket, ma avrà anche qualche soldo in tasca in più per poter comprarsi ad esempio un paio di scarpe nuove, andare a cena con la famiglia o cambiare l'automobile. Sembra una magia? È una magia? No, non lo è. La vera magia è l'immensa possibilità e potenzialità che sta nel lavoro dei cittadini. Lo Stato ha fatto una sola cosa, ha semplicemente tolto gli ostacoli per permettere che questa potenzialità si esprimesse. E con questa semplice spiegazione abbiamo messo anche alla berlina il mito che le nostre tasse servono per costruire i beni pubblici. Non è così. Il cittadino non può spendere prima di avere guadagnato, perché non può fare i soldi, è vietato. E quindi prima lo Stato deve spendere, poi il cittadino guadagna ed infine paga le tasse, ma il bene è già stato costruito. Argomento tasse, poi, che è molto importante, sarà poi approfondito nel dettaglio da un mio collega di MMT in una puntata successiva, quella dedicata appunto alle tasse. E fin qui abbiamo spiegato come funziona il modello economico di carattere sociale, scusate, cioè quello indicato nella nostra Costituzione. Lo stesso modello che è avversato fortemente dagli ideologi del sostenitori del modello liberista. E a tal proposito ricordo che Emanuele Severino diceva che von Hayek, grande studioso, accademico, esponente liberista anche lui stesso, scrisse molto a proposito del liberismo e in un libro chiamato La via della schiavitù indicava che chi ha i mezzi produttivi e le risorse deve anche decidere come utilizzarli. E cosa devono fare le popolazioni impiegate nel lavoro da loro stesso deciso? Cioè, decidono come spendere i soldi. Ma se lo decidono i privati, ovviamente lo decideranno per convenienza loro. Se lo decide lo Stato, lo decide per la collettività. Vedete la grande differenza fra i due modelli, no? Ma vorrei fare un esempio pratico, perché secondo me con l'esempio chiarifichiamo il concetto. Facciamo finta che io debba andare a fare un esame medico. Mi presento all'istituto e mi informano che a causa della mia condizione economica la legge prevede che io paghi un ticket che vale 100. E inoltre la lista d'attesa sono 3 mesi, è lunga 3 mesi. Poi mi informano contestualmente che è disponibile una modalità privata dove posso fare lo stesso esame il giorno dopo, ma il costo è il 10% più alto del ticket. Che succede? Io, preoccupato della mia salute, dovevo spendere 100, spendo 110 e faccio l'esame il giorno dopo. Che cosa è successo dal punto di vista economico? Si è creato uno spazio di mercato, un settore di mercato che estrae ricchezza da tutte le persone che sono nella mia condizione. Ma facciamo un altro esempio, perché a me tutto sommato è andata bene. Facciamo un altro esempio di un'altra persona che a causa della sua condizione economica per legge è esentato dal pagamento del ticket. Ovviamente non pagherà il ticket, ma la lista d'attesa rimane 3 mesi. Anche lui viene informato certamente che pagando il 10% in più del ticket può fare l'esame in forma privata il giorno dopo. Ma evidentemente, se la legge ha previsto che lui non debba pagare il ticket, è perché non può affrontare quella spesa. Figuriamoci se può affrontare una spesa ancora più grande. Di conseguenza questa persona farà l'unica scelta possibile, attenderà 3 mesi e speriamo questo non impatti negativamente sulla sua salute.
Che cosa è successo adesso? È successo che a questa persona sono stati lesi i diritti, in questo caso il diritto alla salute. Non ha potuto esercitare il suo diritto esattamente come l'ho esercitato io. E siamo tutti e due cittadini. Inoltre, questa persona ha avuto una compressione delle sue libertà. Sulla carta poteva fare la scelta che voleva, ma poi economicamente una scelta gli era preclusa perché non aveva la possibilità di farlo. Come vedete, il modello sociale o il modello economico-sociale o il modello economico-liberista impattano entrambi fortemente sulla vita del cittadino e direi il modello economico-liberista impatta negativamente, almeno questo, in questo caso dell'esempio sicuramente sì. Il modello sociale vuole lo sviluppo equilibrato di tutti i cittadini, ma anche dell'imprenditoria, anche del commercio, purché tutti, anche arricchendosi in diverse misure, contribuiscano al benessere del paese. Il fine è il benessere del paese. Come vedete, nel modello sociale c'è equilibrio, perché ammette la meritocrazia del singolo cittadino, prevede che un singolo cittadino, per sue capacità, per suoi meriti, possa guadagnare di più, non c'è nessun problema, purché il fine sia la crescita e il benessere della comunità. E questa è la differenza fondamentale. Roberto, hai fatto degli esempi molto opportuni riguardanti la sanità. Ad esempio, ora sta facendo molto discutere il fatto che al pronto soccorso di Zingonia, in provincia di Bergamo, se paghi puoi saltare la fila. Come dire, hai citato prima Orwell, alcuni sono più uguali degli altri. Allora, se il modello economico-sociale che voi di MMT proponete funziona così bene, perché non lo adottiamo subito? E mi viene anche una domanda, siccome ogni cosa ha dei limiti, quali sono secondo te, quali possono essere, se ce ne sono, i limiti del modello economico-sociale? Beh, non viene adottato perché è evidente che lo Stato entrerebbe a gamba tesa, e ce ne sarebbe bisogno, nel mercato, gestendo tutti quei settori che sono fondamentali al benessere e alla crescita della comunità. E dal punto di vista economico sono parecchio grandi. Facciamo un esempio semplice. Abbiamo visto prima la salute, ma ci sono altri settori, l'istruzione, le infrastrutture, la cura dei territori, la ricerca scientifica, l'aerospazio, l'energia. Insomma, sono settori immensi che impiegano tantissimi cittadini. Ecco, tutto questo valore, verrebbe tolto dalla lente, ma anche dal portafoglio delle grandi corporazioni finanziarie. E certamente loro non sarebbero d'accordo. Di conseguenza preferiscono il modello economico liberista e a sostegno di questo modello, come sappiamo, organizzano delle grandissime azioni di lobbying, certamente legali, che però influenzano la decisione politica. In ultima analisi, un modello economico sociale si propone di dividere le ricchezze fra il popolo nel modo più equilibrato possibile, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini al benessere comune. E quindi anche le decisioni politiche comuni. In pratica non condivide solo ricchezze e beni e servizi, ma anche potere politico e conoscenza. Di converso, il modello economico liberista tende ad accentrare attraverso lo strumento del mercato tutte queste cose nella mano dei pochi. Senza il regolatore statale, il mercato diventa un'arena dove duello dopo duello i più piccoli, i più deboli vengono sopraffatti ed estromessi, finché i pochi non decideranno di gestire tutto. A tal proposito, mi viene in mente, anzi vorrei citare, il giornalista Barnard, che diceva che una moneta, che uno Stato con moneta sovrana può acquistare tutta la sanità che desidera, tutta l'istruzione di cui ha bisogno, tutto il benessere che vuole e può far crescere e prosperare i cittadini liberi e dignitosi. Uno Stato sovrano non ha padroni a cui rispondere e può fare esclusivamente gli interessi della sua comunità. Viceversa, se ci sono i padroni, ovviamente ci sono anche gli schiavi. Ma ritorno alla domanda che mi hai fatto, scusami, io divago ogni tanto, no? Circa i limiti del modello sociale, certo che ce ne sono, non vorrei essere qui troppo tecnico, ma il limite sostanzialmente sta nella capacità di tutto il popolo e di tutte le infrastrutture di creare nuovi beni e nuovi servizi. Detto in altre parole, in pratica il limite è la somma di tutti i nostri talenti, di tutte le nostre attrezzature,
di tutte le risorse naturali di cui disponiamo e di quelle che eventualmente ci possiamo comprare. Quindi lo Stato non dovrebbe emettere più moneta di quella che serve ad acquistare tutte queste cose ai prezzi correnti. O se vogliamo vederla diversamente, da un altro punto di vista, lo Stato non può, neanche volendo, far lavorare di più i cittadini se tutti già lavorano. E qui vorrei ancora ricordare che con la moneta sovrana e con il modello economico sociale, per fare un'opera pubblica, potremmo incontrare, ad esempio, mancanza di lavoratori, mancanza di materia prima, ma mai, mai e poi mai, mancanza di mezzi finanziari, perché sono realizzabili dal nulla con un clic sul computer. Gli imperatori del passato non si sono mai chiesti se avessero le risorse finanziarie per fare un'opera pubblica ovviamente, invece si chiedevano se c'erano sufficienti schiavi e pietre di costruzione per poter realizzare quest'opera. Il compito dell'economista che agisce secondo il modello sociale è proprio quello di regolare queste leve economiche, compresa l'emissione della moneta, per portare al massimo la potenzialità di un popolo e del suo paese, cercando di mettere sul tavolo anche le risorse per migliorarsi domani. Se fa questo, anzi facendo questo, uno Stato risolve anche un altro compito, cioè crea le condizioni affinché tutti possano lavorare. È scritto nella Costituzione, noi ci siamo arrivati ragionando, no? Quindi capite quanto erano raffinati i pensieri dei nostri padri fondatori, no? Costituzionalisti. Così facendo si risolve un altro ulteriore problema, che è quello della disoccupazione. E risolvendo il problema della disoccupazione si rende il lavoro dignitoso. Anche questo è previsto nella nostra Costituzione. Bene, Roberto, direi che hai ripreso una serie di concetti che abbiamo trattato nella puntata precedente e hai anche introdotto nuovi concetti che poi approfondiremo nelle prossime puntate. Quindi ti ringrazio prima di tutto di questa esposizione che è stata molto chiara. A questo punto però mi viene una curiosità, perché abbiamo detto tante cose belle del modello sociale previsto nella nostra Costituzione, abbiamo descritto tutte le disfunzioni invece del modello neoliberista. La curiosità è: perché c'è ancora qualcuno, anche economisti veri e propri, che credono invece nei benefici del modello economico liberista? E beh, per qualcuno il modello liberista funziona. Chi ha un lavoro decente non nota questi problemi e sembra che il sistema funzioni correttamente, ma per altri, disoccupati o sottoccupati, oppure anche categorie come i bikers di cui abbiamo citato prima all'inizio della puntata, ovviamente il modello non funziona per queste persone, o funziona malissimo. Ancora una volta c'è evidenza che il modello liberista non è equilibrato, ma che è spinto da una sola forza, al lucro, e di solito il ciclo economico con questo modello si conclude con una crisi, quando non con una guerra. I fatti odierni di crisi, di guerra, di prezzi che aumentano vertiginosamente per poi ridiscendere, sono tutte importanti spie accese sul cruscotto dei gestori politici. Sono uno specchio evidente di una rotta sbagliata, di un modello economico che non sta più in equilibrio. MMT, che è in accordo anche con il concetto di finanza funzionale enunciato da Balerner negli anni 40 del Novecento, ha individuato le cause ed ha sintetizzato delle proposte per correggere questa disfunzionalità nelle politiche economiche. L'economia è prevalentemente una scienza sociale. Se qualcosa non funziona, è giusto analizzare il problema e poi adeguare le scelte economiche alla soluzione e verificare costantemente il risultato, una sorta di controreazione continua. Se la soluzione non è adatta o non funziona come avremmo voluto, la correggiamo in corsa. E non la vogliamo per paradigmi fissi. Tutto questo ragionamento, tutte queste cose, il modello liberista non le fa. Ed è questo uno dei motivi per cui non funziona. Tenete conto, ad esempio, che nel modello liberista vige l'assurdo che non tiene conto del fatto che lo Stato è il monopolista della moneta. Ma perché mai lo Stato dovrebbe farsi prestare la moneta da altri, stante il fatto che è lui stesso a fornirla a loro? Bene, Roberto, allora ci hai aiutato a capire che questo modello economico, il liberismo, alla fine porta più svantaggi che vantaggi. Siamo in conclusione di puntata, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sì, sì. Prima di terminare vorrei lasciarvi con una piccola riflessione, no? Ci siamo opposti tutta la sera al modello liberista.
mettiamoci nelle loro scarpe, come dicono gli inglesi, no? Facciamo finta veramente che crediamo allo spirito più alto della filosofia liberista, cioè quello che ognuno di noi, spronato a fare il meglio, troverà nel mercato la sua dimensione vincente. E collettivamente queste singole vittorie porteranno ad una vittoria generalizzata. Quindi facciamo finta che, secondo il loro modello, per pagare le tasse e poi costruire la scuola, noi tutti, intesi come tutte le nazioni, ci mettiamo a lavorare alacremente sul mercato in competizione per guadagnare quelle risorse finanziarie di cui abbiamo bisogno. Sostanzialmente diventiamo esportatori netti. A questo punto avremo guadagnato quelle risorse finanziarie di cui abbiamo bisogno e con queste ricchezze pagheremo le tasse allo Stato. E poi lo Stato costruirà la tanta agognata scuola con i soldi nostri. Però pensiamoci bene, ma se siamo tutti esportatori netti su questo pianeta, gli importatori chi sono? Non mi sembra che i marziani comprino da noi qualcosa. Ecco perché il modello liberista non funziona, ma per usare un termine del grande Totò, funzionicchia. Affinché qualcuno guadagni, qualcun altro deve stare immerso nei debiti. E se l'avidità di questo modello fosse riformata, allora troveremmo il modello economico-sociale. E finisco con una battuta, visto che siamo in tema di marziani, no? Supponiamo che un extraterrestre in visita sul nostro pianeta, ascoltate le lamentazioni di tutti i gestori politici, che si lamentano perché non ci sono soldi a sufficienti per rendere felici i loro popoli. Si rende conto che effettivamente le genti soffrono e muoiono a causa della mancanza di soldi, pur essendoci abbondanza di carta, di inchiostro, di macchine da stampa, quante ne si vuole. Ecco, a questo punto l'extraterrestre ci classificherebbe fra esseri egoisti, poco intelligenti, da rivisitare forse fra qualche migliaio di anni. Beh, io sono sicura che tutti gli italiani in questo momento si stiano augurando che non dobbiamo aspettare migliaia di anni per migliorare la situazione, ma che lo si faccia subito, immediatamente, perché c'è un paese in grande sofferenza. E infatti questo è lo scopo delle nostre puntate, che vi ricordo potete ascoltare, potete seguire in differita sui canali YouTube e Rumble di come donchishop.org. Roberto, che dire, grazie mille di essere stato nostro ospite, ovviamente ringrazio anche Sonia della co-conduzione e ricordo anche ai nostri spettatori che al termine di questo percorso nella macroeconomia dedicheremo un'ultima puntata a quelle che sono le domande più gettonate che possono inviare all'indirizzo email mmtitalia@mmtitalia.info. A questo punto io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Salute a tutti. Salute.